Buongiorno a tutti, sono Giorgia Di Maria, faccio parte del gruppo Web Radio. Prima di iniziare con l'evento, qualche piccola informazione. Questo evento sarà registrato, così che tutti potrete andare a riguardarlo se volete. E in aula, oggi in aula magna, sono presenti la prima B liceo, la seconda A liceo e la seconda A odonto. Bene. Ci sarà una pausa poi alle 12.05 con il suono della campanella. Dopo queste informazioni possiamo dare un caloroso benvenuto e ringraziare per la sua presenza la professoressa Caterina Guyot, che è la titolare dei corsi di fisica di scienza della medicina, di fisica, scusi, alla scuola di medicina all'Università di Torino, e sarà qua per darci qualche informazione in più. Diamo la parola a lei. Molte grazie. Allora, questa conferenza è un po' una specie di sfida, no? Come tutte le volte in cui siamo obbligati a rendere piacevoli discipline che invece magari di primo acchito non sono poi così simpatiche. Allora la sfida che vi volevo lanciare era quella di vedere come le leggi della meccanica, che sono quelle che state studiando immagino in questo periodo, che avete fatto nel primo trimestre della vostra scuola, possano anche avere tra le tante possibili applicazioni un qualcosa di piacevole che ci fa migliorare nelle nostre capacità sportive, per esempio, e ci permette di capire meglio come funzionano una serie di attività che sono quelle che spero tutti voi in qualche modo svolgete. Quindi volevo presentarvi in due brevi parti, una prima dell'intervallo, una dopo l'intervallo, come la meccanica di base che state studiando possa servirci a capire come funzionano le attività legate al salto e al tiro. E nella seconda parte vedremo altre discipline sportive che si avvalgono di una descrizione di fisica elementare. Va bene? Vi dovrò tediare un pochettino ricordandovi le leggi della fisica, ma spero che questa applicazione vi possa essere di qualche interesse. Allora, come mai è interessante studiare il salto? A seconda della disciplina che svolgiamo, ci può servire saltare più in alto, sia se facciamo il salto in alto, sia per esempio quando giochiamo a basket o quando giochiamo a pallavolo. Ci può servire saltare più a lungo, se facciamo il salto in lungo, se facciamo il salto triplo, se facciamo attività di questo genere, oppure se la nostra è una disciplina di tiro, ci può interessare raggiungere la massima precisione del tiro. In queste cose la fisica ci può aiutare. Ci può aiutare se teniamo presente due cose. Innanzitutto che tutta l'attività che noi facciamo la svolgiamo nel campo gravitazionale terrestre, cioè siamo soggetti alla forza peso che tenderà sempre a tirarci giù, quindi noi dobbiamo fare uno sforzo per cercare di sollevarci contro una forza che è una forza presente dappertutto e molto intensa. Inoltre noi siamo in un mondo che è tridimensionale, ma nella maggior parte delle rappresentazioni che facciamo ci limitiamo a considerare due dimensioni. In entrambi i casi noi dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare con delle cose che sono dei vettori. Tutte le grandezze che studieremo, dalle forze, le accelerazioni, le velocità, le posizioni sono rappresentate da vettori, voi tutti sapete che cosa sono, l'avete sicuramente già conosciute, e così come sicuramente conoscete queste due leggi fondamentali. La legge del moto rettilineo uniforme, cosa descrive un moto rettilineo uniforme? Un moto che è in assenza di forze, siete d'accordo? Un corpo che continua, se non è soggetto a forze continua a muoversi indefinitamente con la velocità iniziale, se è remoto oppure continua a stare fermo, okay? E poi sicuramente avete visto un altro tipo di moto importante, che è il moto uniformemente accelerato, che è quello che descrive il moto di un grave nel nostro campo gravitazionale terrestre. Se noi buttiamo su un oggetto con una certa velocità iniziale, noi sappiamo che questo oggetto raggiunge una certa altezza e poi scende. Scende perché è soggetto all'accelerazione di gravità. E la legge che utilizziamo è questa qua. Ci dice che la posizione verticale è data dal prodotto della velocità iniziale per il tempo meno un mezzo gt alla seconda. Questa è tutta la fisica che vi chiedo di ricordare per capire come funzionano i salti. Come funzionano i salti?
I salti funzionano in questo modo. In generale io batto per terra, premo per terra per avere una spinta che mi consenta di avere una certa velocità. Quasi sempre questa velocità è una velocità che è obliqua, perché quasi sempre quando in alcuni casi mi può servire saltare verticalmente solamente, ma nella maggior parte dei casi io salto anche per percorrere uno spazio, quindi in generale ho una velocità che è obliqua e che può essere descritta, come voi ben sapete tutti che cosa sono, i seni e i coseni degli angoli. Quindi questo vettore, vedete, lo potete scomporre in una parte orizzontale, che sarà il prodotto della velocità per il coseno di quest'angolo qua, e in una parte verticale, che sarà il prodotto della velocità per il seno dell'angolo. Ok? Vi ricordate, il seno è quello che sta davanti all'angolo, il coseno è quello che sta nell'altra direzione. Allora, se voi considerate il fatto che state saltando con una certa velocità obliqua, dovete tenere conto che il vostro movimento lungo i due assi è un movimento descritto da leggi diverse. Perché lungo l'asse delle X voi avrete un moto uniforme, non state vincendo nessuna forza. Date per scontato che non ci sia una così grande attrito che vi freni, quindi lungo X voi vi muovete con una posizione che è descritta dalla velocità iniziale, dalla parte orizzontale della velocità iniziale che evolve nel tempo con questa legge. Viceversa, lungo Y dovete affrontare la forza di gravità e quindi la vostra coordinata dovrà tenere conto della componente iniziale di velocità ma anche dell'accelerazione di gravità. Quando avete due equazioni fatte così, potete ottenere la traiettoria, cioè sapere in ogni istante di tempo qual è la vostra coordinata X e la vostra coordinata Y. Vi ricordate come si risolve un sistema di due equazioni? Per sostituzione ricavate il tempo di qua e lo andate a mettere qui dentro e trovate quella che è la traiettoria del vostro moto. Questa traiettoria è una parabola. Avete presente come è fatta una parabola? È una figura geometrica in cui c'è una coordinata che compare al secondo grado. Quindi la mia posizione verticale, scusatemi, è legata alla posizione orizzontale e al quadrato della posizione orizzontale. In questo modo io ottengo una parabola. Di questa parabola io posso essere interessata a diverse cose. Per esempio, se io voglio saltare in alto, oppure voglio, insomma, in qualche modo do importanza all'altezza massima che raggiungo, posso scoprire qual è la massima altezza che posso raggiungere. Per raggiungere la massima altezza devo trovare un vettore di velocità che si inverte, quindi devo chiedere che si inverta, quindi che la velocità da verticale verso l'alto diventi verticale verso il basso. Questo trovo che avviene in un certo istante e se vado a sostituire qui dentro trovo qual è la mia massima altezza. La massima altezza che posso raggiungere dipende da questo, vedete? Dal quadrato della componente verticale della velocità. Quindi se voglio saltare più in alto devo fare in modo che il mio salto sia il più possibile verticale, quindi devo scegliere un angolo molto grande, quasi di 90 gradi. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Ok? Questo angolo deve essere molto grande e devo cercare di avere una velocità di partenza la più grande possibile. È un'esperienza che facciamo tutti. Se per esempio giochiamo a pallavolo, a pallacanestro, è chiaro che io devo battere il più possibile, creare un grosso impulso sul terreno per riuscire a saltare più alto. Quindi in questo salto, nel salto in alto, per esempio, la spinta è prevalentemente verticale. Voi sapete che vale un principio che sicuramente avete studiato nel vostro corso di meccanica, che si chiama principio di conservazione dell'energia. Quindi voi dite, questa energia cinetica di partenza si deve trasformare in un'energia potenziale. Quindi io devo poter trasformare, diciamo, la mia velocità di partenza in un innalzamento. Però quello che succede è che, vedete, io ho una
energia cinetica che è orizzontale, perché sto facendo magari una rincorsa, e devo trasformarla in un'energia potenziale verticale, e nel fare questo perdo una grande quantità di energia, per cui non riesco in realtà a saltare così alto come salterei se non avessi questo vincolo, diciamo, legato all'energia che si perde nel cambiamento di direzione e nella bassa, diciamo, elasticità del sistema. Se io andassi a fare un calcolo per andare a vedere qual è l'altezza massima che posso raggiungere, vedrei che in realtà è un'altezza di quest'ordine di grandezza qua, dell'ordine di poco più di 2 metri, 2 metri e mezzo. E quindi c'è una grandissima dissipazione in gioco. Come faccio a migliorare? Beh, innanzitutto devo cercare sempre di ricordare che tutte queste leggi qui sono riferite al mio baricentro. Quindi la prima cosa che deve fare un saltatore è ovviamente cercare di mettersi in una posizione il più possibile orizzontale, in modo tale da portare tutto il suo corpo all'altezza del baricentro. Questo è quello che succede nei vari tecniche di salto in alto che si utilizzano recentemente. Oppure devo cercare di ridurre questa dissipazione che ho nel salto, nel momento in cui trasformo la mia energia cinetica in un'energia potenziale. E questo, se ci pensate, viene realizzato molto bene nel salto con l'asta. Nel salto con l'asta, guardate cosa si raggiunge come altezza. Si raggiunge un'altezza superiore ai 6 metri, mentre nel salto in alto, vi ricordate, abbiamo visto 2 metri e mezzo. Com'è possibile? Com'è possibile che con la stessa energia cinetica di partenza, la stessa velocità con cui si prepara il saltatore, quando salta in alto raggiunge 2 metri e mezzo e quando salta con l'asta raggiunge 6 metri, supera i 6 metri? La ragione è che di mezzo tra la nostra corsa e il nostro salto ci sta l'asta. E l'asta è un sistema elastico che consente praticamente di non dissipare energia. Quando il saltatore prende la rincorsa e pianta l'asta, vedete, si solleva progressivamente il nostro saltatore, permettendogli di non disperdere praticamente nulla dell'energia cinetica che ha, perché la trasforma in un'energia potenziale elastica, solleva il nostro saltatore e quindi trasforma praticamente in modo completo l'energia cinetica e l'energia potenziale. Infatti, se voi fate il conto con gli stessi parametri di prima e mettete una velocità di 10 metri al secondo, che è una velocità piuttosto elevata, però è una velocità che hanno questi atleti, gli atleti a livello olimpionico, vedete che trovate 5 metri, quindi il baricentro che si alza di 5 metri. Il nostro baricentro è più o meno 1 metro sulla superficie terrestre, quindi vedete che spiegate questi 6 metri. È una legge fisica semplice che però ci consente di capire che differenza c'è tra tecniche di salto differenti fatte in modalità differenti. Ok? C'è qualcuno di voi che si cimenta in salto in alto? No. Nessuno fa atletica. Però tutti saltate, magari nel pallavolo, in pallacanestro, in altre attività. Ok? Quindi, nel salto in alto, in queste discipline, ci serve saltare più in alto. Ma molte volte, invece, noi saltiamo per arrivare il più lontano possibile. Per esempio, nelle discipline del salto in lungo, del salto triplo, quello che ci interessa è andare più lontano rispetto al punto di partenza. E allora questa grandezza, che corrisponde alla distanza massima che si può raggiungere, si chiama gittata. Se partite dalle stesse equazioni di prima e andate a vedere per quali valori di x voi toccate di nuovo terra, avete la parabola, no? Avete x uguale a 0 e poi avete un altro valore di x in cui toccate di nuovo terra. E vedete che questo corrisponde a un certo tempo che potete andare a trasformare, mettere dentro l'equazione di prima, e trovate che la gittata è uguale a questa roba qua, 2 volte il prodotto della velocità orizzontale e verticale diviso l'accelerazione di gravità. Se vi ricordate la scomposizione che abbiamo fatto prima, vedete, 2 via alla seconda, seno dell'angolo per coseno dell'angolo diviso g. E qui vediamo una cosa interessante, che non solo noi saltiamo più lungo se abbiamo una grande velocità,
ma saltiamo più lungo se scegliamo l'angolo in modo opportuno. Qual è l'angolo migliore per saltare più lontano? Ce lo dicono gli animali, perché tutti gli animali che saltano, dalla rana alla pulce al cosa c'è, il wannabe, il canguro e così via, saltano con un angolo che è sempre intorno a 45 gradi. Perché se andiamo a mettere qui dentro 45 gradi troviamo il valore massimo possibile, ok? Quindi se noi vogliamo saltare lontano dobbiamo scegliere quest'angolo in modo opportuno. Volevo ancora farvi osservare una cosa. Vedete che qui ci sono il prodotto del seno dell'angolo per il coseno dell'angolo. Voi sapete che ci sono degli angoli particolari, per esempio 30 gradi e 60 gradi, che si scambiano i valori di seno e di coseno. Vi ricordate? Il seno di 30 gradi è uguale al coseno di 60 gradi e viceversa. Quindi vuol dire che se io vado a mettere lì dentro 30 gradi o 60 gradi, arrivo allo stesso punto. In un caso, cioè se metto 60 gradi, vado alto e arrivo al mio punto di gittata, se invece parto a 30 gradi vado più basso. Naturalmente raggiungo lo stesso posto, ma i tempi sono diversi. Se scelgo 60 gradi ci impiego più tempo per arrivare in quel punto lì, che non se scelgo 30. E questo dicono che sia fatto dai calciatori professionisti. I calciatori hanno uno schema di gioco, quindi sanno che devono passare un certo compagno che deve trovarsi a un certo istante in un certo punto. Allora, se il mio compagno è già in posizione, io tiro a 30 gradi per raggiungere quel punto lì. Se invece devo dargli tempo per arrivare a prendere la posizione, cosa faccio? Faccio un campanile, tiro a 60 gradi, così gli do tempo ad arrivare e il pallone arriva esattamente nello stesso punto in cui sarebbe arrivato a 30 gradi, ma con un tempo più lungo. Io non so se i calciatori studiano tutti la fisica, ma questa è un'osservazione che, di cui possiamo tenere conto quando giochiamo. Per fare un buon salto in lungo, voi sapete che ci sono tutta una serie di tecniche, io questo l'ho preso dalle istruzioni, diciamo, che vengono date agli atleti, quindi è molto importante, abbiamo visto, la rincorsa, perché si deve raggiungere una velocità molto elevata, poi c'è il momento dello stacco, c'è il momento del volo, il momento dell'atterraggio. Vedete che si tratta sempre di una parabola. Se voi andate a prendere un punto che è il baricentro del vostro atleta e che è più o meno a livello del suo ombelico, vedete che percorre effettivamente una parabola e che è importantissimo, appunto, nel momento dello stacco, avere l'angolo giusto per riuscire ad arrivare il più lontano possibile. Ecco, qui c'è un esempio numerico, però credo che probabilmente vi stuferebbe. Però vedete che si parla proprio dell'angolo di stacco possibile, e si vede che in generale l'angolo di 45 gradi è difficile da raggiungere a causa proprio della nostra struttura muscolare, quindi in generale si salta ad angoli compresi tra i 20 e i 30 gradi. E qui c'è un esempio numerico che, se qualcuno di voi vuole provare a sviluppare, lo può poi magari fare vedendo. E quindi in questo modo possiamo effettivamente andare a calcolare le gittate, vedete che siamo nell'ordine di una decina di metri come quella corretta. Infine il discorso di chi fa sport di tiro. Sport di tiro può voler dire la carabina, può voler dire per esempio le frecce, arco e freccia e così via. Anche in questo caso noi dobbiamo tenere conto che il nostro proiettile, qualunque esso sia, percorrerà di nuovo una parabola, esattamente come la percorriamo noi quando facciamo un salto. E in questo caso la cosa interessante non è soltanto più lungo o più alto, ma è più preciso, perché noi dobbiamo beccare un bersaglio e quando il bersaglio si trova alla stessa altezza del lancio e il bersaglio è sufficientemente lontano, ovviamente io non posso pensare di sparare in orizzontale, perché per effetto della gravità la mia freccia o il mio proiettile sarà deviato verso il basso. Quindi anche qui devo avere un angolo opportuno a cui tirare per riuscire a raggiungere il mio bersaglio, e questo angolo dipenderà in modo importante dalla distanza del bersaglio rispetto al punto di tiro, perché devo compensare la caduta per accelerazione di gravità. Qui ci sono una serie di esempi
su come anche nel tiro, per esempio, della palla, nel caso del canestro, sia importante scegliere opportunamente l'angolo di tiro e la velocità con cui si tira la palla. Qui ci sono un po' di numeri, se qualcuno di voi è interessato può vedere com'è importante la determinazione di questi angoli. E qui c'è un altro esempio su come è importante l'angolo di tiro in funzione della distanza a cui si trova il bersaglio. Di solito la maggior parte delle armi hanno un loro sistema, no? Che definisce il punto di azzeramento e che si trova e che definisce appunto quella che è la direzione di mira che è necessario avere a seconda della distanza a cui si vuole raggiungere il bersaglio. Penso che però lo sport che piace di più a tutti voi sia il calcio. E quindi volevo presentarvi un filmatino in cui si fanno vedere questi concetti applicati al calcio e in particolare a: esiste un calcio di rigore perfetto? Vediamoci il filmato, poi facciamo un po' di intervallo e proseguiamo, ok? Valentini, professore di fisica all'Università della Calabria. Sono appassionato di calcio da quando sono nato e ho sempre avuto un pallino nella testa. È possibile calciare il rigore perfetto? Ma per capire se è possibile calciare il rigore imparabile è necessario fare ricorso a qualche elemento di geometria e qualche elemento di fisica. La porta di calcio è un rettangolo di 2,44 metri di altezza e 7,32 metri di larghezza. Il dischetto del rigore dista dalla linea di porta 11 metri. Ora, considerando parametri tipici dei calciatori professionisti, quali il tempo di reazione medio di un portiere o la velocità iniziale con la quale un calciatore è capace di colpire la palla, è possibile individuare all'interno della superficie della porta delle regioni che sono off limits per un portiere. La regione di superficie che è compresa tra la linea tratteggiata, che è del 72% della porta, è quella che è raggiungibile dal portiere, ammesso che questi parta al centro della porta e aspetti che il tiro venga scagliato. Le zone ombreggiate sono quelle in cui il portiere non potrà mai arrivare. Per fare un esempio, se un calciatore fosse capace di scagliare il pallone a 100 km orari nell'angolo in alto a sinistra della porta, la palla entrerebbe in rete in 40 centesimi di secondo circa. Il tempo di reazione medio di un portiere professionista va dai 30 ai 35 centesimi di secondo, il che vuol dire il portiere avrebbe giusto il tempo di fare un passo che la palla sarebbe già entrata in rete. Tenete presente che i calciatori professionisti sono capaci di calciare il pallone ben oltre i 100 km orari. Ronald Koeman era capace di calciare il pallone a più di 180 km orari. Ovviamente bisogna tenere presente che più è alta la velocità con la quale il pallone viene scagliato, più questa regione tratteggiata si restringe. Il portiere ha meno possibilità di raggiungere le regioni lontane della porta. D'altra parte però, più il calciatore tira forte, meno preciso può essere. Come esempio di rigore perfetto mi piace ricordare quello che calciò Daniele De Rossi nella finale dei mondiali del 2006 contro la Francia. De Rossi calciò alla velocità di circa 100 km orari e piazzò il pallone proprio in alto alla destra di Barthez. Barthez non aveva alcuna possibilità di parare quel rigore. C'è un altro aspetto che rende speciale quel calcio di rigore. Quello era un momento estremamente emotivo per De Rossi, che all'epoca era poco più che un ragazzino, espulso alla seconda giornata dei mondiali e rientrato dopo 4 giornate di squalifica. Lippi gli affidò un calcio di rigore fondamentale. Lui si presentò sul dischetto e nel momento in cui si porta la palla sul dischetto, qualunque sia la partita che stiamo giocando, è una situazione estremamente tensiva ed emozionante, ma lui fu capace di tirarlo in quel modo, regalando così la vittoria all'Italia. L'aspetto psicologico è fondamentale anche per i portieri. Statisticamente, quindi con numeri alla mano, è possibile dimostrare che se un portiere aspetta al centro della porta e osserva prima dove il calciatore indirizza il tiro, ha una probabilità del 33% circa di parare il rigore. Questa probabilità scende al di sotto del 15% se il portiere si tuffa senza vedere prima dove è indirizzato. Ok, terminata questa prima parte, prima dell'intervallo abbiamo lo spazio per delle domande. Avete delle curiosità, delle domande? Insomma, vi ho visti presi, devo dire. Ho visto tante conferenze e non vi ho mai visti così presi. Sono contento e qualche curiosità vi sarà venuta.
Immagino magari di sì. Legate alle attività sportive che fate. L'idea che magari potete perfezionare qualcosa nel come saltate o nel come tirate il pallone. Insomma, chi fa sport si rende conto che se fa le cose in un determinato modo hanno un esito migliore che in un altro. Magari chi lancia canestro si sarà accorto che ci sono degli angoli, perché magari non ci ha mai sopra fatto un pensiero fisico. Però oggi potrebbe essere l'occasione giusta per chiarirsi qualche dubbio che si ha. Quanti di voi fanno sport per alzata di mano? Wow, bello. La maggior parte, direi. E cosa fate? Calcio? Baseball? Wow, no. Nel baseball è importantissimo. No, mi sa che... Giochi a paintball veramente? Non giochi a niente? A basket? Gioca. Quindi queste parabole le considerate costantemente. Studi fisica prima di andare all'allenamento? No? Qualche volta? Comunque chi lo fa a livello professionistico naturalmente si fa tutta una serie di calcoli per capire come raggiungere il bersaglio in funzione della velocità di battuta e soprattutto in funzione dell'angolo che utilizza. C'è una domanda, abbiamo. Wow. Questo? Mi date questo? C'era una domanda, aspetta, c'era una domanda dai ragazzi. Prova. Ok. Lei ha parlato del fatto che per migliorare il salto ha parlato soprattutto dei piedi uniti, però in certi ambiti tecnici del basket e della pallavolo, certi movimenti del salto, prima si poggia un piede, poi l'altro, e poi si salta. Questa cosa ha la stessa influenza dei piedi uniti o influisce in modo diverso col salto? Interessante. Il fatto che probabilmente è importante anche il punto di partenza, no? Quindi probabilmente ci si avvicina a un punto ideale da cui lanciare attraverso un passo addizionale. Credo che poi il fatto di avere lo slancio, perché voi avete parlato di impulso e di quantità di moto studiando, quindi sapete, no? La quantità di moto, che è la velocità sostanzialmente che acquisisce una certa massa, dipende dall'impulso, cioè dipende dalla forza che noi applichiamo al pavimento per avere, no? Poi lo slancio, ma anche dal tempo in cui noi premiamo sul pavimento. E quindi molti di questi passaggi che si fanno inizialmente o a piedi uniti o con una gamba sola servono appunto a aumentare questo impulso, cioè il tempo di contatto in cui il muscolo esercita una forza di pressione sul pavimento e quindi migliorare la velocità che si acquista. Probabilmente ogni atleta ha un suo modo ottimale per fare questo e forse farlo su una gamba sola permette di aumentare questa pressione, però se vuole mi documento per essere più precisa nella risposta. Devi anche pensare che quando stacchi a due piedi o quando stacchi un piede solo, fondamentalmente quello che cambia è la velocità con cui inizi il salto, perché quando stacchi a un piede solo la velocità al momento dello stacco è massima, quando stacchi a due piedi hai un momento in cui la velocità decresce, carichi il salto e stacchi. L'impulso muscolare è maggiore perché hai due gambe che preparano il salto, però la velocità con cui inizi il salto è minore. Quindi dipende da cosa ti serve. Se ti serve gittata, se ti serve altezza, se ti serve... Di altezza, esatto. Sì, quindi sei sempre verticale. E non lo so, bisognerebbe fare... una misura su una pedana stabilometrica,
per capire quant'è il maggiore impulso che riesci a produrre, perché anche su di un piede naturalmente la tua massa è tutta lì dentro, no? Quindi è proprio probabilmente la capacità diversa del muscolo di riuscire a realizzare questa forza di pressione, che forse è ottimale su una gamba più che non su due, perché non le coordini proprio perfettamente. Qualcun altro? Grazie. Qualche domanda dalla redazione della web radio. Quali bei ricordi ha del suo percorso da insegnante? Io sono ancora un insegnante, quindi non ho ancora soltanto dei ricordi. Devo dire che la cosa più bella dell'insegnamento è la relazione con le persone, no? Quindi avere a che fare con dei ragazzi di poco più della vostra età, perché in realtà a me queste curiosità sono venute soprattutto quando ho iniziato a insegnare al corso, per esempio, di fisioterapisti. I fisioterapisti sono molto interessati alle attività sportive, perché voi sapete che in quasi tutte le squadre sportive ci sono dei professionisti che si occupano di queste condizioni di salute. E quindi tutte queste curiosità mi sono molto venute lavorando con loro sull'aspetto, diciamo, sportivo. Però in generale insegnare fisica è interessante perché ci sono tanti ambiti differenti nei quali è possibile applicarla. E giustamente, guardandosi in giro, si trovano delle cose, sempre degli spunti interessanti. Cosa l'ha spinta a diventare professoressa universitaria? A me è sempre piaciuto. Io sono sempre stata una persona curiosa, quindi mi è piaciuta l'idea di poter continuare a fare dei percorsi di comprensione delle cose. All'inizio, come tutte le persone giovani, si crede di essere, non so, ci si è convinti di avere chissà quali opportunità, possibilità, e quindi ci si butta soprattutto sull'attività della ricerca. Poi, col passare del tempo, si capisce anche quanto invece sia piacevole è utile tutto l'aspetto della didattica, insomma, del rapporto con gli studenti, che nel nostro caso sono sia studenti che vengono a sentire le lezioni, ma anche studenti che lavorano in laboratorio, no? Studenti che magari preparano la tesi o che preparano i dottorati. E quindi questa qui è una ricchezza enorme che alla lunga conta anche molto nella qualità della ricerca che si svolge, quindi è una bella soddisfazione, diciamo. Preparando la conferenza abbiamo visto che ha eseguito anche degli studi all'estero. Se ha qualcosa di interessante da dire in merito all'estero. Ah sì, sono andata da giovane a lavorare un pochettino fuori e poi continuiamo sempre ad avere per fortuna tanti contatti con le altre istituzioni nelle conferenze, eccetera. E no, è molto bello avere la possibilità di passare un periodo all'estero perché apre molto, no, le prospettive, le dimensioni. Voi sapete che avete molte opportunità già durante la scuola superiore, soprattutto all'università con i progetti Erasmus, Quindi mi raccomando, fateci un pensierino perché è una cosa estremamente interessante e utile, per tutti voi, qualunque sia poi la professione che farete. Io sono stata un periodo in Germania, a Bielefeld, poi sono stata un periodo, due volte per periodi un pochettino più lunghi in Olanda, a Amsterdam, nell'Università Libera di Amsterdam, e poi ho terminato di scrivere la tesi di dottorato nella mitica Cambridge, in Inghilterra, che è un posto stupendo, proprio perché è un posto pieno di giovani e di contatti interessanti. E poi sono arrivati loro, i miei figli, e non ho più potuto andare in giro come avrei voluto. E adesso più nessuno mi vuole, perché a una certa età non sei più così appetibile per le istituzioni di ricerca. Comunque, sì, sono belle opportunità. C'è ancora qualche domanda sulla parte più tecnica, no? Sì. Quale
Secondo me gli sport tecnici, di cui parleremo tra poco, gli sport che richiedono un controllo perfetto della propria, del proprio sistema muscolo-scheletrico, ma anche di equilibrio. Pensiamo al tuffi, pensiamo alla ginnastica artistica, pensiamo al pattinaggio su ghiaccio, Sono discipline nelle quali ci deve essere un controllo costante delle posizioni del corpo in tutte le loro articolazioni. C'è qualcuno di voi che fa questi sport un pochino più tecnici? Pattinaggio artistico? Ginnastica artistica? Due? Pattinaggio? Wow. Cosa? Ritmica. Fantastico. Nessuno si tuffa? Adesso la seconda parte sarà su questi aspetti un pochettino più tecnici, su come si descrivono le posizioni del corpo in queste attività. Però ci sarà ancora qualcosa anche sul calcio. Allora, se ci siete, cominciamo con la seconda parte, dove vediamo altri aspetti di moto e di fisica negli sport. Complichiamo un po' le cose introducendo i moti rotatori. I moti rotatori sono importanti in molte discipline sportive, quelle più tecniche soprattutto, ma anche, come vedremo, nel pallone. Quando noi lanciamo un pallone, il pallone non rimane fermo, ma ruota intorno ai suoi assi. E questo è alla base di tanti effetti. L'effetto, dare l'effetto a un pallone vuol dire farlo ruotare in un modo opportuno. Quindi andremo a studiare un po' questi aspetti qui. Partiamo da... ecco, dal fatto che moltissimi sport o moltissimi attrezzi aggiungono al moto traslatorio una componente di rotazione. Quindi cerchiamo di capire come possiamo descrivere questo aspetto rotatorio. Qui ci sono una serie di filmati molto brevi che vi fanno vedere questa rotazione in alcuni sport specifici. Così almeno capiamo di che cosa stiamo parlando. Questo è un salto fatto, come vedete, con i pattini a rotelle. Vedete tutta la preparazione, vedete questa gamba che prima si estende e poi si raccoglie. Vedete che c'è tutto un movimento rotatorio intorno all'asse dell'atleta, che è quello che rende anche piacevole l'aspetto, diciamo, del pattinaggio. Altre attività di questo genere possono essere la piroetta. Guardate che meraviglia questa piroetta. Vedete di nuovo come si prepara l'atleta allontanando le gambe? Questa è quella che si chiama una trottola angelo. Poi si raccoglie. Vedete come questo atleta riesce a ruotare intorno a assi diversi e preparando il movimento con tutto il corpo che accompagna. Bellissimo, bellissima trottola composta. Notate come ruota con velocità diverse a seconda della posizione del suo corpo. Cercheremo di capire come mai la fisica ci spiega questa possibilità di avere dei movimenti rotatori con velocità diverse in base alla posizione del corpo dell'atleta. Qui continua ancora, cambia gamba. Voilà. Un altro sport del quale sono molto importanti questi movimenti rotatori, come vi accennavo prima. Mezzo ritornato, raggruppato, Tommaso. Deve prendere tutti 10 se vuole arrivare terza. Deve fare un mezzo miracolo la Schnell. Wow. No, errorone, lo dicevamo, l'esperienza. Io se mi tuffassi così sarei già molto contenta, invece secondo loro ho fatto un pessimo tuffo. Va bene. Mezzo allora. Ritornato.
Che fisica c'è dietro a questo, a questi sport, a questi movimenti? C'è una fisica un pochettino più complicata, che è quella che si chiama la meccanica del corpo rigido, che è la descrizione non soltanto di una velocità di traslazione, come abbiamo visto prima, ma della velocità di rotazione intorno a un asse. Vi ricordate che abbiamo visto che le caratteristiche del movimento dipendono molto dalla posizione del corpo. Perché? Perché quando noi abbiamo un punto, è definito dalla sua massa. Quando noi abbiamo un corpo rigido, è definito da una grandezza un pochettino più complicata, che si chiama momento d'inerzia. Che cos'è il momento d'inerzia? È una misura non soltanto della massa della persona, ma della distanza delle parti del corpo rispetto all'asse di rotazione. Mi spiego meglio. Se io sto in questa posizione, tutte le parti del mio corpo sono molto vicine all'asse di rotazione. Il mio momento di inerzia è molto piccolo. Se invece io estendo i miei arti, allontano una parte della mia massa da quello che è l'asse di rotazione. E quindi il mio momento di inerzia, che dipende dalla massa di tutte le mie parti, ma soprattutto dal quadrato della distanza, cambia, diventa chiaramente più grande. E questa è una facoltà che ci dà il nostro corpo, di poter modificare istante per istante quello che è il nostro momento di inerzia. Una volta che abbiamo stabilito che al posto della massa è importante il momento di inerzia, dobbiamo andare a trovare altre equazioni che descrivono il moto rotazionale. L'equazione più importante è questa qua, che ci dice, vedete, vi ricordate tutti la seconda legge della dinamica, cosa dice? Dice F uguale M per A. L'avete vista tutti, no? La forza uguale alla massa per l'accelerazione. Se invece voglio descrivere il moto di rotazione, al posto della forza ci devo mettere una grandezza che si chiama momento della forza. Al posto della massa ci devo mettere il momento di inerzia e al posto dell'accelerazione ci devo mettere l'accelerazione angolare. Che cos'è il momento della forza? Io adesso chiedo scusa, ma mi devo avvicinare a una porta. Perché studiando una porta io capisco che cos'è il momento di una forza, ok? La porta è un oggetto che ruota intorno a un asse, eh? L'asse è naturalmente quella parte intorno a cui ci sono le giunte. Se io voglio aprire o chiudere una porta, io devo applicare una forza, ma la devo applicare facendo attenzione al punto in cui la applico e alla direzione in cui la applico. Mi spiego meglio. Se io volessi chiudere questa porta e applicassi la mia forza praticamente vicino all'asse di rotazione, vedete che la porta non si chiuderebbe. La devo applicare il più lontano possibile dall'asse di rotazione. Siete d'accordo? Infatti le maniglie, non a caso, sono sempre dall'altro lato rispetto a quelli che sono i cardini della porta. Ok? Quindi prima cosa importante, il braccio, cioè la distanza del punto di applicazione della forza e dell'asse di rotazione. Se fate attenzione, tutte le volte che questi signori volevano ruotare, che cosa facevano? Allontanavano la gamba e applicavano la forza il più lontano possibile rispetto all'asse intorno al quale volevano ruotare. Ok? E questo è fondamentale per riuscire ad avere una buona accelerazione di rotazione. Un'altra cosa importante, mentre vi dicevo, è anche la direzione. Se io voglio chiudere la porta, devo essere perpendicolare il più possibile rispetto al braccio. Se io applicassi una forza in direzione parallela al braccio, sarebbe meno efficace. Okay? Quindi, spiegato che cos'è il momento della forza, arriviamo a spiegare un altro concetto importante. Quindi, il momento della forza, ricordatevi, braccio grande, vuol dire la spinta il più possibile lontano rispetto all'asse intorno a cui voglio ruotare. L'altro concetto importante è la quantità di moto. Vi ricordate che cos'è la quantità di moto? L'avete fatto. La quantità di moto è il prodotto della massa per la velocità. Ed è una quantità che si conserva
nei sistemi isolati, negli urti. Vi ricordate che negli urti si conserva la quantità di moto? Allora, nel moto rotatorio esiste una roba equivalente che si chiama momento della quantità di moto e che, tanto per cambiare, sostituisce al posto della massa il momento di inerzia e al posto della velocità la velocità angolare, la velocità con cui si ruota. Allora, di nuovo, questo è un concetto importante quando vogliamo andare a ruotare, perché ci dice che si conserva anche questo momento della quantità di moto. Cioè, come vedremo, come avete già visto nei filmati, se siete stati attenti, se io modifico il momento di inerzia, modifico anche la velocità con cui ruoto. Perché questo prodotto rimane costante. Quindi se io voglio partire a velocità bassa, parto molto estesa, con un grande momento di inerzia. Quando voglio aumentare la mia velocità di rotazione, mi raccolgo. Avete visto in questi filmati come si raccoglievano? Dopodiché, per fermarsi, di nuovo aumentavano il loro momento di inerzia per ridurre la velocità rotazionale. Ok? Questi sono concetti che abbiamo, ecco, cioè esiste anche un'energia cinetica di rotazione che è importante perché, di nuovo, descritta dalla, può essere variata variando il momento di inerzia. Queste cose sono importanti in tanti sport. Per esempio, uno sport in cui è importante questo moto rotazionale, capirlo bene e definirlo bene, è il lancio del martello. Avete tutti presente, no? In che cosa consiste questo lancio del martello? Allora, vedete che è importantissimo tenere conto di una esistenza di una nuova forza che si chiama forza centrifuga e che si applica sul martello e che dipende appunto dal movimento rotazionale che viene fatto dall'atleta. E quindi l'atleta, se vuole arrivare lontano, deve fare tutta una serie di osservazioni per rendere il più possibile maggiore la velocità a cui si stacca il martello, la velocità quando poi lascia il martello, la sua velocità tangenziale sarà quella che determina quanto lontano va il martello. Ma questa velocità tangenziale dipende da un'energia cinetica traslazionale che a sua volta dipende da quella rotazionale che lui ha impresso attraverso queste rotazioni fatte intorno al suo asse. Quindi questo è uno sport in cui è fondamentale fare delle misure molto accurate di frequenza di rotazione e di, vedete, qui è possibile fare proprio un calcolo preciso di quella che sarà la velocità con cui si stacca il martello, che è poi quella che definisce la distanza a cui andrà a cadere il martello. Anche la curva nello sci, per esempio, è definita da queste proprietà di rotazione e dalla forza centrifuga che viene a essere realizzata, no? Perché voi sapete che nello sci noi dobbiamo riuscire, come dire, a controllare la posizione del nostro corpo e dei nostri attrezzi in presenza di una forza peso che ci farebbe cadere verticalmente lungo la massima pendenza, no? E quindi per controllare questa caduta che cosa si fa? Si fanno una serie di curve che rappresentano la tecnica classica di discesa. E anche nel caso di queste curve, voi vedete che abbiamo sempre la necessità di contrastare la forza centrifuga che farebbe andare fuori, diciamo, rispetto all'asse di rotazione lo sci, e quindi contrastarlo attraverso una forza che noi applichiamo attraverso la nostra muscolatura. E ci sono tecniche diverse di curva, la tecnica dello sci diritto, per esempio, è diversa dalla tecnica dello sci carvato, e queste tecniche si basano proprio sul modo diverso con cui i nostri muscoli sono in grado di contrastare la forza centrifuga che generiamo quando andiamo a fare la curva. Quindi anche gli sciatori che hanno questa necessità, pensate agli sciatori professionisti, no? Che devono fare un percorso estremamente preciso intorno a quelle che sono le bandierine, per esempio, di uno slalom, per loro è fondamentale sia la scelta del materiale sia proprio la tecnica con la quale riesce a fare questa continua variazione di curvatura per controllare la forza centrifuga che li farebbe cadere oppure un'eccessiva forza di caduta. E quindi vedete che anche in questo caso bisogna tenere conto
di questa forza centrifuga che dipende dalla velocità con cui si sta scendendo, ma anche dal raggio di curvatura per realizzare la curva. Dopodiché arriviamo all'argomento che più vi interessa, perché ho capito che la maggior parte di voi si occupa di calcio, gioca a calcio. Allora, come possiamo descrivere questa rotazione del pallone che segue a un calcio piazzato? La cosa fondamentale è la descrizione di quello che si chiama l'effetto. Il calcio ad effetto. Ibrahimovic costa un capitale perché sa fare i calci ad effetto. Dal punto di vista fisico, come si rappresenta? Qual è il significato di queste cose? C'è un filmatino che lo descrive molto bene. Se avete pazienza, lo guardiamo insieme. Tiro a giro, altri lo chiamano tiro alla brasiliana. Ma come fanno i calciatori a far curvare la traiettoria di un pallone? Parliamo del tiro a effetto. In un match di Confederation Cup del 1997, Roberto Carlos calcia una punizione che entra nella leggenda della storia del calcio. Il pallone aggira la barriera e si infila al palo alla sinistra del portiere, che rimane letteralmente di sasso. Per dare questo particolare effetto al pallone, Roberto Carlos lo colpì con le ultime tre dita del piede, alla brasiliana. Questo tipo di tiro è possibile solo perché noi siamo immersi nell'aria. Nel vuoto non sarebbe stato possibile. Se Roberto Carlos avesse calciato questa punizione sulla luna, il suo tiro sarebbe finito vicino alla bandierina del calcio d'angolo. La fisica ci dice che in una sezione di fluido, laddove aumenta la velocità, diminuisce la pressione e viceversa. Questa è la cosiddetta legge di Bernoulli. Immaginiamo di osservare un pallone da calcio dall'alto, che ruota in senso, per esempio, anti-orario. Il pallone che ruota è immerso nelle linee di forza dell'aria. Da una parte le linee di forza si diradano, vuol dire che l'aria fluisce a minore velocità. Dall'altra le linee di forza si addensano, vuol dire che l'aria aumenta la sua velocità. La parte superiore, l'aria fluisce in verso opposto al senso di rotazione e per frizione rallenterà. La parte inferiore invece fluisce nello stesso verso di rotazione del pallone e quindi aumenterà la sua velocità. Per la legge di Bernoulli c'è una zona in cui la pressione aumenta e una zona in cui la pressione diminuisce. Questo genera una forza diretta verso la regione in cui le linee di forza dell'aria si addensano e il pallone può curvare la sua traiettoria. Ovviamente se il pallone girasse in senso opposto, la forza sarebbe diretta verso l'alto. Possiamo dire che calciare una punizione ad effetto è come far volare un aeroplano, il fenomeno fisico è circa lo stesso. In questo caso però gioca un ruolo fondamentale la forma della sezione dell'ala, che genera una spinta verso l'alto e permette all'aereo di volare. Quindi vedete che c'è anche una fisica importante legata alla fluidodinamica. L'avete già studiata un po' di fluidodinamica? Questo teorema di Bernoulli non l'avete ancora incontrato? Beh, quando lo incontrerete ricordatevi che è fondamentale in molte situazioni in cui ci muoviamo appunto in un campo di forze legate anche al fluido, all'aria, e che in particolare è fondamentale. Se avete voglia, facciamo ancora vedere un altro filmatino sempre legato al calcio, perché da quello che ho capito è la cosa che mi piace di più, in cui si parla di altri effetti legati alla fisica che determinano le traiettorie del pallone. Questa volta sono legati ai fenomeni di attrito dell'aria. È piacevole, sono filmatini molto graziosi. Portieri, traiettoria della palla completamente imprevedibile. Scopriamo quale fenomeno fisico c'è dietro la maledetta di Pirlo. Per capire quale meccanismo fisico c'è dietro la maledetta di Pirlo, partiamo dalla prodezza di un altro grande fuoriclasse, Zlatan Ibrahimovic. In una partita Svezia-Inghilterra di qualche anno fa, palla vagante sulla tre quarti, Ibrahimovic decide di colpirla in rovesciata e la infila in porta con uno splendido arcobaleno.
Che tipo di moto fa la palla calciata da Ibrahimovic nell'aria? Noi sappiamo che quando calciamo un oggetto, il pallone in questo caso, con una certa velocità, con un certo angolo rispetto all'orizzontale, il moto del pallone, soggetto alla forza costante, che è la forza di gravità sempre diretta verso il basso, è di tipo parabolico. Data la velocità iniziale e l'angolo rispetto all'orizzontale, è possibile determinare con precisione il punto in cui la palla cadrà. Ma il moto della palla nell'aria è davvero così semplice? In realtà non è proprio così. Aggiungiamo adesso un altro piccolo ingrediente. Il pallone si muove in un fluido, nell'aria, ed è soggetto a una forza che si chiama resistenza, ovvero la forza d'attrito che l'aria imprime sul pallone. Punto per punto lungo la traiettoria, il pallone è soggetto a due forze. La forza di gravità, che è sempre costante, diretta sempre verso il basso, e la resistenza dell'aria, che è una forza non costante, diretta sempre in verso opposto alla velocità del pallone, quindi cambia punto per punto lungo la traiettoria. La combinazione di queste due forze fa sì che la traiettoria della palla non sia più una parabola perfetta. In particolare c'è una velocità specifica alla quale la resistenza dell'aria ha un picco e poi c'è un crollo. Questa forte variabilità determina l'imprevedibilità della traiettoria di un pallone. Mettendo insieme tutti questi elementi è possibile spiegare, per esempio, la punizione che calciò Andrea Pirlo ai mondiali del 2014 contro l'Inghilterra, che prese completamente di sorpresa il portiere Hart e si schiantò sulla traversa. Questa è stata ribattezzata la maledetta di Pirlo. Ovviamente ci sono tanti altri elementi da tenere in considerazione, ad esempio il punto in cui viene calciato il pallone, sul cosiddetto valvolino, oppure i materiali con cui è fabbricato un pallone da calcio, o la superficie che è più o meno rugosa. Tutti questi elementi messi insieme contribuiscono all'imprevedibilità della traiettoria di un pallone da calcio. Allora, qui si parla di pallone da calcio, ma avete già fatto attenzione a come ogni disciplina abbia una palla diversa e a come ciascuna palla abbia una conformazione, una rugosità, lui chiamava differente. Pensate a una pallina da golf, pensate alla palla che si utilizza per giocare a basket, hanno tutte delle conformazioni differenti della loro superficie che sono studiate apposta proprio per sfruttare questi effetti. Ci sono dietro degli studi incredibili, sapete, su come si costruiscono le palle per le diverse discipline, proprio perché devono esaltare questi effetti legati all'interazione con l'aria, sostanzialmente. Se fosse nel vuoto non sarebbero assolutamente rilevanti questi effetti, e invece lo sono, e fanno sì che le traiettorie siano differenti e che siano, diciamo, in effetti entro certe misure non banali, ecco. C'è qualcuno che ha qualche domanda, qualche osservazione su quest'altra seconda parte? Ne abbiamo una là, allora, arrivo il microfono. Ma quindi anche il materiale che si utilizza per i palloni deve essere diverso per sfruttare questo? Sì, non solo il materiale, ma le cuciture, le dimensioni delle... Avete notato che non sono mai palloni omogenei, ma hanno sempre una struttura. Questa struttura è studiata apposta per esaltare questi effetti ed è diversa a seconda dello sport che si pratica, proprio perché hanno... C'è un sacco di fisica. Struttura e peso del pallone. Sì, non so quanti di voi, forse siete troppo giovani per ricordarvi, o esiste ancora, non lo so, il pallone Super Tele. Super Tele, se lo calcia, esatto, fa così proprio perché leggero, liscio, rispetto a un pallone da calcio si comporta in un altro modo. Nel vuoto si comporterebbe allo stesso modo di un pallone di cuoio. Che questo è il motivo per cui quando giocate col Super Tele vi arrabbiate sempre, perché calciate la palla, prende delle traiettorie assurde, metafisiche quasi. Altre domande? Manca completamente, la preparerò per un'altra volta, gli sport dell'acqua.
Anche negli sport dell'acqua c'è un sacco di fisica, dietro a tutte le tecniche del nuoto. O pensate soprattutto alle tecniche del diving, no? Di quando si va sott'acqua, c'è un sacco di fisica legata proprio alle caratteristiche dell'acqua e dell'interazione con l'acqua, degli attriti con l'acqua. Mi spiace, non sono riuscita a prepararlo per questo incontro, però se qualcuno di voi si occupa di sport acquatici si renderà conto che ci sono un sacco di interessantissime applicazioni di fisica. Nessuno sport acquatico qua? Nessuno qua? Nessuno acquatico? Nessuno che nuota? Una. Oh. Ecco, nel nuoto l'importanza dei movimenti legati proprio agli attriti con l'acqua è fondamentale. Beh, non l'avevamo messo nelle slide, ma mi ricordo che di averlo visto. Chi è che nuota? Tu? Ok, ma quindi con pinne, però mani nude, no? Ti sei mai accorta? Come tieni le mani? Se fai mente locale, le mani le tieni aperte o chiuse mentre nuoti? Chiuse? Aperte? C'era? Spingere l'acqua, anche le pinne, no? Servono per aumentare la superficie di spinta dell'acqua, perché è il principio di azione e reazione, no? Maggiore la spinta che tu dai sull'acqua, maggiore la spinta che l'acqua darà a te e ti permetterà di progredire. Anche questo è tutto un'applicazione meravigliosa dei principi della fisica. Pensa che in realtà c'è uno studio che dimostra che le mani sott'acqua, per spingere più acqua possibile, non vanno tenute né aperte né chiuse, ma con un'apertura delle dita tra un dito e l'altro, un angolo di circa 10 gradi, perché in questo modo le turbolenze che si creano nel fluido attorno alle tue dita fanno come se tu avessi una sorta di una mano quasi palmata. Tu riesca a spingere più acqua, ovviamente tra la mano chiusa e la mano leggermente aperta, qual è che ha la superficie maggiore? Quella un po' aperta. Ok, quindi in realtà anche dietro tutti questi aspetti c'è dello studio, e non solo, c'è anche l'esperienza, c'è gli sportivi, come dicevamo prima. Io non credo, io non me lo vedo Ibrahimovic che studia fisica, prima di una partita si mette lì, si guarda un po' il momento di inerzia con cui devo calciare. Però l'esperienza di chi fa quello per tutta una vita ti aiuta a capire come mai fa in un certo modo piuttosto che in un altro. Pensate che le turbolenze che si creano a contatto del corpo con l'acqua sono fondamentali addirittura per la scelta del costume da bagno. Sapete che i nuotatori velocisti utilizzano dei materiali particolari, anzi alcuni costumi sono stati addirittura poi proibiti perché costituivano, come dire, una specie di un vantaggio. Sì, definivano un vantaggio legato proprio al controllo di queste particolare scivolamento, diciamo, che avveniva tra gli strati del liquido del corpo. Quindi, se volete, se vi interessa approfondire queste cose, lo si può fare, lo potete fare con i vostri insegnanti, oppure potete prendere contatto anche con me, che volentieri posso mandarvi del materiale, o possiamo magari organizzare un secondo round su altri sport specifici, se la cosa vi interessa. Abbiamo altre domande o dal web radio o dal pubblico? Dalla web radio abbiamo altre due domande. Okay. Una è: quale sport sfida di più le leggi della fisica? Questa è una bella domanda. Gli sport più tecnici, le cose di cui dicevamo prima, pensate alla ginnastica artistica o al tuffo, o al pattinaggio, come abbiamo visto. Immaginate, voi sapete che per essere in equilibrio stabile bisogna che la verticale che tracciamo dal nostro baricentro al pavimento cada nel perimetro d'appoggio. Cioè la condizione fondamentale di equilibrio è questa. Se io sono ferma, io posso tenere i miei piedi molto vicini, il mio poligono d'appoggio è piccolo,
La verticale del mio baricentro cade lì dentro. Se salgo su un autobus, che cosa faccio? Istintivamente io allargo i miei piedi. Perché? Perché l'autista potrebbe frenare di colpo, accelerare di colpo, qualcuno potrebbe urtarmi e quindi il mio baricentro potrebbe essere spostato, giusto? E se va a finire fuori del perimetro d'appoggio cado. Oppure quando una persona anziana rischia di incespicare, gli si dice esci con il bastone, perché con il bastone il mio poligono d'appoggio diventa un triangolo. E anche se ho qualche incertezza, no, nel movimento, riesco a fare in modo che il mio baricentro sia sempre sul poligono d'appoggio. Questo è vero anche negli sport. Una condizione di equilibrio richiede sempre che questo si manifesti. Voi pensate a un pattinatore che deve stare in equilibrio sul filo del pattino. Il suo poligono d'appoggio è... cos'è? È niente, è un filino sottile, sottile, sottile. Eppure istante per istante lui fa in modo che il suo baricentro sia lì sopra, perché se questo baricentro esce, cade. Quindi sono questi gli sport più sfidanti dal punto di vista della fisica, secondo me. C'è quelli in cui devi avere una traiettoria che in ogni momento ti permette di avere una condizione di equilibrio. Cosa che è più facile da realizzare, per esempio, nella corsa o in altri tipi di sport. Però, insomma, sono tutti in qualche modo, come abbiamo visto, sfidanti, no? Per la fisica. Mi verrebbe anche da aggiungere quando la ginnastica, quando camminate sulla trave, pensate un po' quanto è difficile mantenere l'asse e su un poligono d'appoggio che praticamente è una linea. E quindi continuamente rischia di uscire da una parte o dall'altra, oppure quando le ballerine vanno sulle punte. Certo. Diminuisci la superficie con cui il tuo corpo appoggia per terra, diminuendo la superficie si assottiglia questa zona in cui la tua asse può ricadere, garantendoti l'equilibrio. Questi sono sport dove c'è quella complicazione in più rispetto a tanti altri. Io non sono capace a farvelo vedere, ma forse qualcuno di voi è capace a stare con le gambe, con le mani per terra e sollevarsi facendo, come si chiama? La verticale? La verticale? La verticale. Allora, quando state nella verticale, io adesso provo a simularmelo con le mie braccia. Quando state sulla verticale, dovete tenere le gambe esattamente con lo stesso angolo rispetto alla verticale per essere in equilibrio, giusto? Perché altrimenti la gamba destra crea un momento che farebbe ruotare in una direzione, la gamba sinistra un momento che farebbe ruotare nell'altra direzione. Per essere perfettamente in equilibrio i due momenti devono essere uguali. Se perdete un attimo la concentrazione e una delle gambe si avvicina alla verticale più dell'altra, che cosa fa l'atleta? Avete già notato? Stacca un braccio e allontana dell'angolo giusto il braccio per compensare per quella parte che avrebbe perso l'equilibrio. Quindi immaginate la complessità di questo tipo di posizioni che ci sono nella ginnastica artistica, per esempio, o anche nella ginnastica ritmica, la vostra compagna che faceva la ginnastica ritmica. Queste sono delle cose sulle quali è possibile fare dei calcoli molto precisi e a livello di, diciamo, società sportive importanti, questo viene fatto. Si fa un sacco di fisica. Lo stesso discorso non è applicato alla Formula 1. Ah, sì, certo. Cioè, la Formula 1 hai delle forze, certo, soprattutto centrifughe, quando imposti, certo, le curve, certo, che sono pazzesche. E infatti le curve stesse vengono, non sono mai piatte, no? Ma hanno sempre una certa angolatura proprio per consentire di avere grandi velocità nonostante la curvatura. No, no, certo che sono importanti. O quando vedete la curva che fa, che so io, Pecco Bagnaia, no? Stanno completamente... Piegano proprio per compensare. Proprio per compensare la forza centrifuga che porterebbe fuori il baricentro del sistema moto e motociclista. Quindi anche lì ci sono naturalmente un sacco di studi anche su come sono fatte le piste.
per riuscire a consentire queste velocità con condizioni di sicurezza. In tutti gli sport, se ci pensate, ci sono dentro un sacco di applicazioni della fisica. Spero che, diciamo, l'utilità di questa conferenza sia stata quella di, non lo so, crearvi un po' di curiosità, in modo tale che guardiate magari le vostre attività con un occhio un pochettino più attento a questi aspetti più tecnici, e mi faccia anche venire voglia di studiare meglio e di più la fisica, che è una cosa che è importante nella vita per tutti noi. D'altro canto la fisica, adesso faccio un attimo il classicista becero, la parola fisica, l'etimologia, qualcuno la conosce? L'etimologia della parola fisica, da dove arriva la parola fisica, qualcuno lo sa? Dal greco, quello sicuro, ma nessuno di voi lo sa? Nessun professore di fisica al prima lezione ve l'ha detto? No? Da physis, che in greco vuol dire natura. Quindi la fisica è lo studio della natura, quindi non dobbiamo stupirci che entri così pesantemente in tutto quello che facciamo, perché la fisica descrive il mondo che abbiamo attorno, il comportamento delle cose. E quindi è per questo che è così. Poi quando uno va a vedere, scopre che ha delle applicazioni in tutti i campi. E questo io l'ho sempre trovato affascinante. Comunque, c'era ancora forse una domanda? No? Basta, abbiamo finito. Dal pubblico nessuna domanda? No, potete tornare a fare lezione in anticipo, quindi... Va bene. Bene, ringraziamo la professoressa, un applauso.